allora, è il secondo approfondimento del pomeriggio per Instant Focus. Cerchiamo di capire che cosa succede nel Regno Unito, perché nel Regno Unito ci sono contagi in forte calo e guardando anche un po' i titoli in giro per il web, vediamo che si tratta di titoli particolari. Beh, Fanpage scrive un titolo molto CEO Confidence: crollo e contagi, ospedali sotto pressione come a gennaio. Cosa sta succedendo nel Regno Unito? Per il sesto giorno consecutivo, data 27 luglio, quindi ieri, un crollo dei casi Covid da assegnare a una serie di fattori sostanzialmente. Poi c'è la verità che scrive: il folle Boris Johnson aveva ragione, crollo dei contagi nel Regno Unito. Eccolo qua, il folle, come lo definisce la verità, ovviamente in tra virgolette, Boris Johnson, criticato per la linea aperturista, e da sei giorni comunque i numeri sono in forte calo. C'è anche un virologo, uno dei 1759 che sono stati interpellati nel corso della pandemia, in questo caso Alberto Zangrillo, interpellati a livello nazionale da media, insomma giornali, televisioni, ci mettiamo dentro anche noi assolutamente, eppure in Italia si ignora questa notizia. E poi c'è anche il Foglio che prova a spiegare perché calano i contagi nel Regno Unito, perché spiega: la diffusione del virus sta rallentando, gli esperti si interrogano sulle ragioni, grattandosi la testa, qualche ipotesi e la cautela del governo. Insomma, da quello che raccontano i giornali, quantomeno a livello di titolazione, i contagi scendono, ma non si capisce bene quali sono i motivi. Potrebbero essere diversi, ma una motivazione evidentemente netta, chiara, distinta non c'è. Proviamo a capirne meglio e lo facciamo con il nostro prossimo ospite, che è Giuseppe Ciccomascolo, Allianz News. Giuseppe, ben trovato e grazie per la disponibilità, buon pomeriggio a te. Ciao a te Giacomo, grazie per l'invito. Ora, ovviamente tu sei un collega, sei un giornalista, quindi non ti verrò a chiedere i motivi, no, clinici per cui c'è questo calo importante dei contagi nel Regno Unito. Però proviamo un po' a magari a fare chiarezza su questo fatto che, insomma, gli esperti tendenzialmente cercano di darsi una spiegazione grattandosi la testa, quindi evidentemente da qualche parte stanno cercando di sbatterla per capirne le origini, insomma, di questo forte calo. Ribadiamo, sei giorni consecutivi di calo dei contagi, e ricordiamo che il Regno Unito era tra i più colpiti, insomma, dalla variante Delta. E allora Giuseppe, raccontaci un po' l'idea che ti sei fatto tu, quantomeno. Allora, io partirei dalla fine per arrivare poi al discorso principale del calo dei contagi. Sì. Oggi il Regno Unito ha eliminato la quarantena a partire dal prossimo lunedì per chi ha la doppia dose di vaccino e arriva dall'Unione Europea, quindi anche dall'Italia o dagli Stati Uniti. Questo perché innanzitutto per favorire i viaggi, anche perché le compagnie aeree ne hanno dette di tutti i colori al governo, addirittura Ryanair e Wizz Air volevano portarlo in giudizio in tribunale per queste chiusure molto restrittive rispetto magari alle altre economie principali. Questo però perché c'è stato un aumento eccessivo, abbastanza notevole, di eccessivo forse è sbagliato, ma abbastanza notevole di vaccinazioni. Sono partito dalla fine per dire che poi questo aumento di vaccinazioni ha permesso il forte calo di contagi che c'è stato nell'ultima settimana, calo di contagi che è pari quasi al 50%, nel senso che una settimana fa avevamo nel Regno Unito, vado a memoria, 43.000 errotti casi. Sì. Questa settimana siamo intorno ai 23.000, insomma, se li compariamo con i dati italiani parliamo di numeri che sono comunque esorbitanti. Ripeto però che comunque il Regno Unito è stata forse tra le nazioni più colpite nel vecchio continente per quanto riguarda il coronavirus, e ho già ribadito più volte anche qui la scarsa attitudine a rispettare le norme sul distanziamento sociale, igiene minime, che imposte dal governo agli inglesi. Quindi sono numeri sì elevati, però in netto calo. Quello che invece preoccupa è comunque il calo dei contagi, ma l'aumento dei decessi. Solo nella giornata di ieri se ne contano 133, stanno aumentando di nuovo le ospedalizzazioni, e questo sta spingendo la gente a vaccinarsi, ad aumentare le vaccinazioni. Perché stanno aumentando i decessi? Molto, io, come hai giustamente precisato, non sono un
un virologo, però da quello che si legge sui giornali anche britannici, per via sempre di questa nuova variante Delta. C'è un dato di fatto un po' più tecnico, non so se questo sia uscito già sui giornali, che stanno anticipando i richiami, nel senso, se qualcuno ha fatto la prima dose ad esempio a fine giugno, sì, e la seconda dose ad alcuni l'hanno messa anche all'inizio agosto, queste persone sono adesso contattate dal Sistema Sanitario Nazionale per anticipare il richiamo, anche alcuni l'hanno fatto già a metà luglio. Questo è un altro dato particolare, nel senso che fa capire come il Regno Unito stia andando incontro a questa nuova variante Delta, e come invece voglia prevenire appunto i contagi anticipando il richiamo del vaccino. Questo, a mio avviso, può aver contribuito al calo dei contagi in questi giorni. Poi ricordiamo, come abbiamo già detto anche la settimana scorsa qui alle fonti, che i contagi elevati delle scorse settimane forse sono figli degli europei, perché la maggior parte delle partite si sono giocate a Wembley turisti, con persone che si sono ammassate verso lo stadio di Londra, dove praticamente c'era quasi il tutto esaurito, 50.000 posti a sedere ad ogni partita, quindi forse i contagi stanno calando perché sono aumentati subito dopo la fine del torneo calcistico. Un po' come l'inflazione, no? Un aumento, diciamo, una fiammata transitoria. Esatto. Ok. Ricordiamo una cosa importante: nel Regno Unito non c'è Green Pass, né è stata mai vagliata l'ipotesi di adottare uno strumento del genere, o sbaglio? Nel Regno Unito c'è questo QR code che ti rilasciano dopo aver effettuato la seconda dose, sì, e che praticamente però non è richiesto nei locali, come ad esempio verrà fatto qui in Italia. Non è richiesto dai locali, non è richiesto attività commerciale da nessuno, quindi tu hai questa sorta di patentino rettangolare piccolino, sembra veramente il vecchio libretto di vaccinazione italiano, in cui c'è scritto che hai fatto le due dosi del vaccino e amen, però resta a te, non serve a nulla. Il problema principale per il turismo, ma anche e soprattutto per gli europei che vivono nel Regno Unito, era il fatto che il Green Pass europeo non venisse riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale britannico, e al contrario i vaccini inglesi, anche se parliamo comunque di vaccini inglesi, ma fa ridere la cosa perché parliamo comunque di Pfizer, AstraZeneca, quindi vaccini che poi si fanno anche in Italia, Moderna. Le vaccinazioni inglesi non erano invece riconosciute in Unione Europea. Da oggi cambia questa cosa, da lunedì oggi c'è stato l'annuncio, e quindi il Green Pass europeo adesso vale anche per l'ingresso nel Regno Unito. Fa, come dire, stupore il fatto che il Regno Unito abbia finalmente abbia allentato i cordoli delle restrizioni, permettendo a tutti di entrare con una doppia dose, quindi evitando la quarantena, mentre per chi viene dal Regno Unito in Italia restano i 5 giorni di quarantena più tampone prima di partire e alla fine dei 5 giorni di quarantena. Beh, facciamo vedere anche la notizia che ci hai raccontato in apertura di collegamento e che abbiamo anche raccontato all'interno di Flash News: la Gran Bretagna revoca la quarantena per i vaccinati UE e Stati Uniti. In Italia rimane niente più quarantena, a patto che si sia già ricevuto il doppio vaccino anti-Covid nel paese d'origine. In Italia questa misura precauzionale rimane. Facevi notare anche l'aumento dei decessi e l'aumento delle ospedalizzazioni, come ci ricorda appunto anche fanpage.it, mentre si verifica un calo importante dei casi, il sistema nazionale sanitario inglese ha lanciato l'allarme degli ospedali sotto pressione come gennaio scorso, in una lettera inviata al premier Boris Johnson, di cui ha dato notizia il Guardian. Questo appunto a integrare quanto ci ha raccontato Giuseppe sul fronte del Regno Unito, dove, anche qui correggimi se sbaglio, Giuseppe, non ci sono state non c'è stato nessun tipo di manifestazione contro in qualche modo l'utilizzo del QR del QR oppure comunque di questi strumenti utilizzati per far sì che appunto ci sia una libera circolazione
nel Regno Unito. Insomma, proteste in piazza di qualunque tipo non se ne sono viste. In piazza si sono viste i festeggiamenti per gli europei, salvo per quanto riguarda la finalissima con l'Italia. Non volevo infierire, ma mi è venuta così. Oh, fa sempre bene ricordarlo. Sì, non ci sono state proteste per il Green Pass proprio perché non c'è diciamo, questo strumento, non è stato utilizzato dal governo del Regno Unito e del Sistema Sanitario Nazionale. Ci sono state però soprattutto nel pienone della pandemia, quindi parlo dell'anno scorso, quando diciamo, i casi salivano a circa 100.000 al giorno, ci sono state diverse manifestazioni a Trafalgar Square, a Londra, in cui venivano diciamo erano manifestazioni Novax, gente che non voleva le restrizioni, persone che si lamentavano delle chiusure, quindi questo sì, questo c'è stato l'anno scorso, ci sono state un paio di manifestazioni, poi neanche tanto violente, ecco, anche se c'erano dei facinorosi. Però per il Green Pass no, non c'è assolutamente nulla, anche perché, ripeto, è una misura del tutto, non dico italiana, ma europea, perché vedo che anche in Germania, in Francia se ne parla, mentre in Regno Unito non è stato proprio adottato questo strumento. Adesso penso anche che con con la revoca della quarantena per chi viene dall'Unione Europea e dà il doppio vaccino, penso che l'utilizzo del Green Pass sia completamente da escludersi. Poi non so cosa deciderà il governo Johnson, però al momento non si parla assolutamente di questo strumento per l'accesso a teatri, musei, attività commerciali, ristoranti, eccetera. Stamattina nel Regno Unito sono stati pubblicati i dati inerenti all'indice nazionale dei prezzi delle case, per un aumento del 10,5% su base annuale nel mese di luglio, un aumento inferiore alle aspettative che erano del 12,1% e inferiore anche al dato rilevato precedentemente, 13,4%. Su base mensile il calo è stato dello 0,5%, il calo dell'indice nazionale dei prezzi delle case. Anche in questo caso ha deluso le attese, che si aspettavano una risalita dello 0,6%, anche in virtù del dato di giugno, che era più 0,7%, luglio meno 0,5%. Segnalo anche questa notizia interessante, curiosa, magari l'andremo ad approfondire prossimamente. In arrivo il BRIT, scusate la mia R è un po' particolare, il Bitcoin, Regno Unito che pensa alla propria valuta digitale ufficiale. Si parla dell'euro digitale con la BCE, si parla del Bitcoin, che comunque rappresenta la criptovaluta ancora per eccellenza. Beh, insomma, il Regno Unito potrebbe avere la propria criptovaluta ufficiale. Nelle scorse ore è venuto in luce un piano, secondo insomma alcune fonti, architettato dal cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak, che coinvolgerebbe la Banca d'Inghilterra per realizzare quella che si potrebbe definire la versione digitale della sterlina. Giocando con le parole, è un libero gioco con le parole, non è detto che venga chiamata così, ma insomma Bitcoin, sfruttando appunto il nome della cripto più famosa e conosciuta al mondo. Il valore della Central Bank Digital Currency, se vogliamo invece usare il titolo ufficiale, sarebbe direttamente controllato dalla banca di Sua Maestà e quindi non sarebbe preda della volatilità tipica di questa particolare categoria di asset finanziario. In borsa abbiamo visto anche come la sterlina, valuta e forex, sterlina dollaro 1,3874, oggi sostanzialmente invariato e alle prese con 1,39 di resistenza per provare ad aggredire lo step successivo, che inevitabilmente sarebbe 1,40, che ha fatto a sua volta da resistenza prima e supporto poi nel momento di maggior apprezzamento della sterlina negli ultimi tempi, fino ad arrivare a quei massimi attorno a 1,42 circa, anche superiori a 1,42, questo nel cambio con la sterlina, con il dollaro, scusate, mentre nel cambio con l'euro siamo a 0,8509, meno 0,04%, minimi e supporti sotto pressione, in questo caso a 0,85 tondi, all'interno di un trend che continua a essere ribassista, anche se è stato rotto, se è stata una falsa rottura al rialzo nella giornata del 20 luglio scorso a 0,8696, è rientrato all'interno del trading range nel giro di due sedute o poco più, e questo vede ancora in questo senso insomma
la sterlina in lieve perdita nei confronti dell'euro. E allora Giuseppe Ciccomascolo, grazie per essere stato qui con noi e per averci dedicato questi 15 minuti in cui abbiamo provato a capire un po' quello che accade nel Regno Unito a livello di contagi e a livello di gestione ovviamente dell'emergenza, che insomma continua a essere molto più libertaria, diciamo così, rispetto al resto dell'Europa, sperando che, come detto, i vaccini continuino a fare il proprio dovere, diciamo così. Giuseppe, buon lavoro e alla prossima. Grazie e buon lavoro a voi.